Grazie, buonasera a tutti. Si sente? Sì, stiamo abbastanza vicini. Facciamo vedere Forse la funziona prima meglio così. slide. Grazie. Allora, quello che stasera vi farò fare è un viaggio. Ah, questa è un'immagine che ho fatto ieri con un videogioco di quelli che trovate su internet. Usa questo meglio. Questa è un'immagine che Eccoci ho qua. fatto con un videogioco per illustrare appunto il viaggio che faremo. Non è un viaggio orizzontale in cui ci spostiamo da qui a altri pianeti o le galassie o i buchi neri, ma è un viaggio dell'infinitamente piccolo. Ed è un viaggio con un ritorno, perché il ritorno ci darà tante informazioni su noi stessi. Noi siamo fatti di ciò che è più piccolo di noi, non siamo fatti di galassie o di buchi neri, quindi andando a studiare ciò che la natura è infinitamente piccolo, possiamo capire tante cose. Il viaggio si divide in due parti. Scenderemo nella prima parte del viaggio dalle nostre distanze relative, che possiamo quantificare in termini di metri, centimetri, alle distanze atomiche, e lì faremo un pit stop, parecchio lungo perché la meccanica quantistica è già sconvolgente di suo. Le distanze atomiche cosa vuol dire? In un centimetro, se li mettete in fila, gli atomi ne stanno 100 milioni, quindi un centomilionesimo di centimetro. È una distanza piccola? No, poteva essere una distanza piccola all'inizio del XX secolo. Oggi quella distanza lì è una distanza con cui abbiamo una certa familiarità. Poi scenderemo in un colpo solo e capiremo perché si può fare un salto del genere alle distanze a cui è importante la gravità quantistica. E queste sono un miliardo di miliardi di volte più piccole dell'atomo. Sembra strabiliante che si possa fare un salto del genere, ma si può fare. Vediamo la prossima figura. Cominciamo con la meccanica quantistica. Vi darò soltanto il cuore, una informazione, ce ne sono tante come avete sentito, ma vi darò l'informazione chiave che tipicamente non vi viene mai data. Forse perché è troppo sconvolgente, non lo so. Facciamo un esperimento che potete fare anche a casa, con un laser pointer. Se sparate il raggio, vedete sullo schermo un punto luminoso. Che cos'è questo laser pointer? È una mitragliata di fotoni. I fotoni sono i quanti di luce e la luce è la vibrazione di un campo elettromagnetico, che è esattamente lo stesso campo di cui parlate quando vi spostate col telefonino guardando le tacche e dite qui c'è campo, qui non c'è campo. Variando il campo elettromagnetico comunichiamo, le nostre telecomunicazioni sono queste. E quando questa vibrazione ha delle frequenze opportune, si vede, noi la vediamo come luce. Però vedete, la gran parte delle onde luminose si sparpagliano dappertutto. Non è facile focalizzarle. Se buttate un sasso nell'acqua, create un'onda circolare. Ma lì si può fare un raggio fotonico come quelli di Goldrake, solo che questi raggi qui non bucano niente. Perché? Perché a distanze piccole si scopre che queste onde sono in realtà quantistiche, il campo è un campo quantistico, ha dei quanti, delle quantità minime, si chiamano fotoni, è come se noi li immaginassimo come dei corpuscoli, degli atomi della luce. E infatti passeremo poi a parlare di atomi, questo serve solo per introdurre il discorso. Quindi è soltanto grazie al fatto che la luce è fatta alla fine di questi corpuscoli che voi potete focalizzare la luce così invece che con le lampadine. È una cosa abbastanza difficile da fare, ma questo è un fenomeno quantistico. Ora, qual è l'esperimento che vi vorrei far fare? Passiamo alla figura successiva. Lo potete fare anche a casa questo. Lo faccio a lezione per gli studenti del primo anno. Se voi con delle clip della spilatrice, due treni di clip avvicinati l'uno all'altro, create una piccola fenditura, piccola,
e fate passare il raggio attraverso la finitura, costringete quel raggio a tornare in forma di onda, a comportarsi come un'onda, e sullo schermo non vedete più un punto luminoso. Ma vedete un'alternanza di zone luminose, zone buie, zone luminose, zone buie. Si chiamano frange di interferenza, sono tipiche delle onde. Benissimo, avete visto che il corpuscolo si comporta come un'onda. Non è ancora questo l'esperimento che vi voglio far fare. L'esperimento che vi voglio far fare non lo potete fare a casa, perché per vari motivi questi laser possono soltanto sparare un gran numero di fotoni. Però vi dovete chiedere che cosa succederebbe se noi sparassimo un fotone solo. Noi, i nostri occhi, sono sensibili persino al fotone solo, tra parentesi. Passiamo alla fotografia successiva. Se noi sparassimo un solo fotone, non vedreste niente altro che un flash da qualche parte sullo schermo. Ma dove lo vedete? Bene, passando attraverso la fenditura, quel fotone avrebbe un ventaglio di possibilità. Potrebbe andare dritto nella zona luminosa al centro, potrebbe andare un po' a destra, un po' più a destra, nella zona un po' più a sinistra, un po' più, e questo avviene con una legge di probabilità. Qual è la probabilità che finisca in ciascuna zona? È la luminosità di quella zona, perché se li sparate tutti insieme questi fotoni la illuminano infatti in quel modo. Se voi faceste questo esperimento con un atomo, sparando un atomo, che ti rende la cosa un po' più familiare, perché l'atomo che potete immaginare come una cosa fisica, una cosa che esiste, potete anche quasi prendere in mano, se non è così, succederebbe la stessa cosa. Sparate un atomo attraverso una fenditura e quello ha quel ventaglio lì di possibilità. Può andare dritto, a destra o a sinistra. E andrà in ciascuna di quelle zone con una probabilità pari, appunto, più o meno la stessa quantità che vedete qui. La cosa sconvolgente ve l'ho già detta, però probabilmente è passata inosservata. Perché nella maggior parte dei casi, dovete sapere, l'ho scoperto anch'io, la soluzione, la risposta ai problemi che ci poniamo sta sempre davanti ai nostri occhi. E sembra impossibile, ma è veramente difficile vedere quello, riuscire a vedere quello che sta davanti ai nostri occhi. Nella gravità quantistica poi ho impiegato 25 anni ed era davanti agli occhi miei e di tutti i fisici, da 25 anni miei e da 100 anni per tutti i fisici. Ritorniamo indietro. Allora vi ho detto, se voi lanciate quest'atomo attraverso la fenditura, quest'atomo ha un ventaglio di possibilità e può andare al centro, a destra, a sinistra, un po' più a destra. Non vale niente? La domanda è, lo decide lui dove andare? È in grado lui di decidere dove andare? Perché se è così, beh, questa cosa è una portata sconvolgente. Vuol dire che il fenomeno quantistico, è un fenomeno creativo. È una causa non causata. Vuol dire che cambia il corso degli eventi. E tutto quanto per una decisione di un altro. I fisici, alcuni fisici, non hanno mai voluto accettare questa cosa proprio perché era tanto sconvolgente. Uno di questi era Einstein. Einstein diceva, questa cosa è simile un po', lo potrebbe dire, a un getto di dati, al caso. Quando lanciate dei dati, voi non sapete quale sarà il risultato, ma c'è una certa probabilità che venga uno, un sesto, due, un sesto, tre, sono sei facce, quindi ciascuna. Può uscire con una certa probabilità, ma questo non è un getto di dadi, lo chiameremo getto di dadi per comodità. La parola giusta è che questo è un fenomeno quantistico, questa è la parola giusta, non ce ne sono altre di più vicine a noi, perché non è nessun fenomeno vicino a quelli che noi sperimentiamo nella vita di tutti i giorni, anche se in realtà questo non è vero poi, vedremo perché. Quindi Einstein non voleva credere, diceva Dio non gioca ai dadi, associando questo a una specie di gioco di dadi, perché
nel mondo che ci circonda noi vediamo che c'è un determinismo, si chiama, cioè ciò che avviene in futuro è determinato dal passato, dalle condizioni iniziali, si dice in fisica, da una serie di leggi fisiche che noi possiamo manipolare, usare, equazioni, è per questo che riusciamo a mandare satelliti in orbita, sappiamo quello che faranno, è per questo che possiamo programmare il computer, diamo degli ordini, quelli li eseguiranno. Se io prendo questa bottiglia e la lascio cadere, cade, non ha tante possibilità, ne ha una sola. E quindi mandiamo la figura successiva. Per Einstein non era possibile accettare una cosa del genere, cioè che Dio avesse creato un mondo di questo tipo, con cui appunto a governare il tutto sono i dati, i getti di dati. E allora lui la voleva pensare in realtà proprio come dei getti di dati. Cosa vuol dire? Il getto di dati non è un fenomeno imprevedibile, o meglio, la parola giusta, non è un fenomeno come quello di cui parliamo, come un fenomeno quantistico. Quando l'atomo decide lui di andare dove vuole andare, si parla di indeterminazione, indeterminazione quantistica, perché la scelta che fa non è determinata né determinabile né prevedibile da nessuno tranne lui stesso. Noi non possiamo, io non posso lanciare quell'atomo attraverso la fenditura, magari dandogli un effetto, come nel calcio, con la palla, perché vada a destra o per fargli andare a sinistra. Non lo posso proprio fare. Ma molti non volevano credere a una cosa del genere e quindi immaginavano, come Einstein, che il fenomeno fosse simile a un getto di dadi. Allora, se voi volete, potete chiedere se il getto di dadi è simile a questo esperimento che faccio lasciando cadere la bottiglia, cioè se il risultato è univocamente determinato dal mio lancio. E la risposta è sì. Quello è il risultato del lancio di dadi. Se io sapessi controllare alla perfezione i dadi nelle mie mani e come li lancio, la velocità che imprimo, il risultato lo potrei prevedere. È semplicemente che ci sono troppe variabili in gioco, le equazioni sono complicate. Ma è deterministico, è univocamente fissato il dopo dal prima. Si voleva credere, insomma, che ci fossero anche per i fenomeni quantistici delle variabili nascoste, diceva Einstein, la meccanica quantistica è una teoria provvisoria, incompleta, non soddisfacente, e un giorno conosceremo quello che manca per poter prevedere quello che farà l'atomo, anzi costringerlo a fargli fare quello che vogliamo. Il problema è stato discusso e studiato per decenni, e parecchi decenni dopo Bell e altri hanno trovato che non è così, che Einstein aveva toppato grandemente, perché hanno scoperto questa cosa, dimostrato che se queste variabili nascoste che determinano il risultato esistessero, di qualunque natura fossero, porterebbero a delle conseguenze che si è potuto dimostrare sperimentalmente false. Cioè, si è potuto proprio dimostrare sperimentalmente che questa idea è sbagliata, cioè laggiù queste variabili nascoste non ci sono. E allora dobbiamo accettare questo fatto sconvolgente, che ci sono degli fenomeni nella natura che determinano il corso degli eventi senza essere questo corso degli eventi determinato prima, la causa non causata. Il motore immobile, se volete, non crea energia, non creano massa, non creano nulla se non una scelta però. E questo è sufficiente a determinare il corso degli eventi di ciò che ci circonda, massa, energia e tutto quanto. E allora vi potete chiedere, benissimo, ma qui alle nostre distanze, il viaggio lo facciamo scendendo, di quelle distanze c'è il ritorno, ma com'è che alle nostre distanze invece non ci sono questi fenomeni? Questo bicchiere sta qui, questa cosa la posso lasciare cadere un miliardo di volte e cadrà un po', farà sempre la stessa cosa. Ebbene, il fatto è che quando questi atomi, e quindi sono liberi, liberi, questo nel vero senso della parola, li mettete insieme in strutture più complicate, quasi sempre questi effetti spariscono. È come se si calpestassero i piedi, si mediano a zero.
E in realtà basta un centinaio di atomi, bastano molto pochi per vederli sparire questi. E allora adesso vi propongo un'idea. Benissimo, sarà anche vero che nella maggior parte dei casi, mettendo insieme come si mettono insieme a caso, spontaneamente nella natura, questi effetti si mediano a zero e spariscono. E quindi si ha il determinismo, la stabilità. Ma non è che è possibile metterli insieme in una maniera oculata in maniera tale che questi effetti, gli effetti dell'indeterminazione quantistica, è quella libertà dell'atomo che oltre alla finitura decide lui di andare dove vuole, siano amplificati. Non soppressi, ma amplificati. Questa è la vita. Questo è ciò che noi siamo. Noi siamo quella strada che la natura è riuscita a trovare, una strada impervia, difficile, ci ha impiegato miliardi di anni, e per adesso è un solo pianeta, ma tra un po' vi dirò che non siamo assolutamente soli, per riuscire ad amplificare questi fenomeni. Voi potete rimanere perplessi perché dite la vita è un po' più complicata che lanciare dei dadi o prendere delle decisioni a caso. Noi ragioniamo, pensiamo, siamo coscienti, vogliamo, siete proprio sicuri? Siete proprio sicuri che la vita sia più di questo lancio di dadi? Tornate indietro, tornate bambini. Adesso avete non 5 anni, non 3 anni, 2 anni, una settimana. Avete una settimana. Cosa vedete? Un giorno, siete appena nati, un sacco di percezioni, non sapete ancora che cosa vogliono dire, un flusso interminabile di nuove informazioni che dovete organizzare. Si può dire che un bambino di un giorno, di una settimana ragiona, pensa, sicuramente no, non può parlare, vuole, pianifica, è cosciente. Il punto è che comunque sceglie, decide, prende iniziativa. Fin troppo, perché se qualcuno non sta attento a quello che fa, si mette subito nei guai, ingoia qualcosa che non dovrebbe ingoiare. Praticamente succede che quindi nel nostro cervello avvengono in continuazione fenomeni quantistici, sono quelli che fanno decidere, ci fanno decidere. Però all'inizio, quando uno è appena nato, è una specie di tabula rasa, che vuol dire che tutte le distribuzioni di probabilità di qualunque azione faccia sono, si dice in fisica, piatte. Qualunque azione, lui non sa quali siano le conseguenze, quindi per lui va benissimo, mangiare qualunque cosa trova. Distribuzione piatta, tutte le azioni sono equiprobabili. Ed è col tempo, e le settimane, e i mesi, e gli anni, e l'educazione, e l'esperienza, perché ogni volta che fa un'azione subirà delle conseguenze, e possono essere positive o negative. E quell'informazione, le conseguenze della sua decisione, saranno usate, soprattutto nel sonno, come anche negli adulti, per riconfigurare a poco quelle distribuzioni di probabilità. Le distribuzioni di probabilità dell'atomo che attraversa quella fenditura, modificando un po' l'esperimento, io ve la posso riconfigurare in maniera tale che finire di qua o finire di là succeda con una probabilità diversa da quella che succede se non faccio nulla. E quindi con la crescita si sviluppa, si arriva a dei comportamenti che noi possiamo giudicare più regolari. Non casuali, ma ciò non toglie che quelli sono dei comportamenti casuali, cioè quantistici in realtà, perché ripeto la parola giusta da usare è quella. Quando noi prendiamo una decisione, siamo davvero sicuri che esiste qualcosa che chiamiamo volontà che se la fa prendere? Perché nella natura, e vi ripeto che da un secolo a questa parte, fino alle scale atomiche, noi la conosciamo bene. Una cosa del genere non l'ha mai mostrata. Noi, la fisica, di quello di cui siamo fatti, l'atomo, noi siamo degli insiemi di atomi. Siamo una maniera per mettere insieme degli atomi. I nostri atomi obbediscono alle leggi della fisica, a cui obbediscono qualunque, tutti gli altri atomi. E in quelle leggi della fisica, scendendo a piccole distanze, l'unica, e non è da poco, però, novità che abbiamo trovato è questa, cioè il fatto che tutti quegli atomi sono, tutti quei fenomeni sono dei fenomeni creativi.
E allora ci dobbiamo chiedere, questa cosa qui in realtà non è neanche nuova, perché l'hanno pensata anche dei filosofi ben prima della meccanica quantistica, se le nostre azioni maggiormente premeditate non siano in realtà soltanto un frutto del caso, se vogliamo, oppure dei fenomeni quantistici, ai quali segue una rielaborazione interna che noi chiamiamo volontà. E quindi la volontà o la coscienza è una rielaborazione interna di una decisione già presa. Prima che la decisione si traduca in un'azione, c'è un tempo nel quale noi, almeno come esseri umani, rimuginiamo sulla cosa, mentre magari degli esseri più semplici non lo fanno, però ciò non toglie che mai e poi mai noi potremo prevedere quello che fa un nostro figlio, nostra figlia, nostra madre, anche le persone che conosciamo benissimo, non possiamo né prevederle né controllare, ma neanche quello che fa una formica di fronte a un ostacolo, andrà a destra o andrà a sinistra. Ora, benissimo, questa è una bella idea. L'anno scorso, l'ho voluta sviluppare perché mi sono chiesto, allora per me la vita è l'amplificazione dell'indeterminazione quantistica dalle scale atomiche alle scale macroscopiche. La natura ha trovato la strada, ci ha impiegato miliardi di anni. Benissimo, adesso facciamo un calcolo, vediamo quanto è probabile che questa amplificazione effettivamente avvenga, e quindi troveremo se siamo soli nell'universo e quante volte è avvenuta. La cosa importante è che comunque c'è questa attività, una specie di attività di prova ed errore, di ricerca continua laggiù nelle distanze atomiche, come se la natura volesse uscire. Però può uscire? Perché tutto dipende dalle ali delle leggi dei numeri. Potrebbe essere confinata laggiù. Effettivamente ho fatto questo calcolo e il primo risultato che ho ottenuto è che l'amplificazione dall'atomo alla cellula, non direttamente noi alla cellula, è praticamente impossibile. Anche se voi immaginate che tutti gli atomi dell'universo siano al lavoro facendo un miliardo di miliardi di fenomeni quantistici, di dati, tentativi, prove, errori, in ogni secondo. E che questo sia successo dall'inizio della storia dell'universo e che continui per una durata pari a miliardi di miliardi di volte l'età del nostro universo, in nessun punto dell'universo troverete mai neanche una cellula. Mai. È un numero così basso. Ma così basso che non succederà mai. Quindi noi non dobbiamo esistere. Noi non saremo mai apparsi, non sarebbe mai apparso neanche il più semplice degli insetti, neanche un essere unicellulare. È evidente che c'è qualcosa che non va. E quello che non va è che effettivamente chiedevo troppo da questo calcolo, perché però questo è l'ostacolo che impedisce quasi a quasi tutti i fenomeni microscopici di affiorare al macroscopio. Perché è un'impresa titanica. Non si passa da un atomo a qualche atomo, ad un insieme di qualche atomo, ma da un atomo a un numero così grande, parecchi miliardi dentro una cellula, una cosa impossibile. Però chiedevo troppo effettivamente. E allora mi sono chiesto, se nella natura, proviamo a pensare che nella natura ci sia un meccanismo a gradini che agevola il compito, per cui si fa un passo alla volta. Invece che amplificare da un atomo a una cellula, supponiamo di dividere il percorso in 10 passaggi, in ciascuno dei quali si amplifica di un fattore 10. Allora ho consultato dei biologi. La biologia non sa ancora descrivere come è apparsa la vita, però potremmo immaginarci questi passaggi, da un atomo a delle molecole. Sono degli insiemi di atomi stabili, da delle molecole alle basi del DNA. Si arrivano a trentina di atomi, dalle basi del DNA, delle sequenze, bareilli di DNA. Qui la biologia non sa bene dire che cosa riempie una certa lacuna, ma andiamo avanti. Ci sono delle strutture che si riescono a riprodurre senza essere nemmeno cellule, come dei prioni, si chiamano, delle proteine.
Benissimo. Arriviamo magari poi nel balzo successivo a delle cellule così semplici che hanno bisogno di altri per riprodursi, che non hanno neanche una membrana che divide dal resto, antenati di virus. Da quelli a cellule che hanno finalmente una membrana che le divide dal resto, e poi all'interno sono una marasma indistinguibile, ma non è un nucleo, questi sono i batteri. Da quelli agli eucarioti, che hanno una membrana che separa dal resto, ma anche un nucleo, e quindi possono essere più grandi, da quelli agli esseri multicellulari. Benissimo, il risultato del calcolo cambia radicalmente. Se voi immaginate che la natura abbia predisposto questo meccanismo a gradini in cui in ciascun passaggio si amplifica soltanto di un fattore 10 e non di più, perché già 100 ovviamente è impossibile, la probabilità che succeda è una certezza assoluta. Cioè, succede tutte le volte in cui ci sono le condizioni perché succeda. La natura questo meccanismo a gradini ce l'ha o non ce l'ha? Ripeto, la biologia è difficile che ci dia una risposta, però adesso, però noi sappiamo già che la natura questo meccanismo a gradini ce l'ha, perché sennò noi non saremmo qui. In nessuna parte dell'universo ci sarebbe un essere vivente. Ma allo stesso tempo ne concludiamo che nell'universo devono esistere miliardi e miliardi di pianeti abitati, perché tutti quanti i pianeti che offrono un minimo di condizione per permettere questa amplificazione devono già essere stati abitati dalla vita. Forme di vita più o meno simili alle nostre, forme di vita anche diverse, ma un tipo di forma di vita esiste qui, quindi deve esistere su tantissimi, tantissimi altri pianeti. Le stelle sono 100.000 miliardi di miliardi, ce ne potrebbe essere uno abitato per una stella. Forse più di uno, perché il nostro sistema solare ha più pianeti che erano candidati ad ospitare la vita. Forse più di uno. Benissimo, quindi questa è l'idea che ci dice in fondo da dove veniamo, come siamo fatti, come funzioniamo. Allora non so perché vuoi rispondere a tutte le domande che ci facciamo, quindi rispondi anche dove andiamo, da dove veniamo e dove andiamo. A questo punto mi sembra abbastanza ovvio. Se la vita è questo meccanismo, è questo, questa amplificazione dell'indeterminazione quantistica a scale di grandezza sempre più grandi, dobbiamo continuare questa amplificazione a scale di grandezza sempre più grandi. E cosa potrebbe essere questa cosa qui? Dobbiamo continuare a cominciare a chiederci di costruire la vita artificialmente, cioè letteralmente prendere il fango, staccare uno a uno quegli atomi che sono messi insieme nella maniera sbagliata in modo tale da sopprimere quella libertà che sta a livello quantistico, a livello atomico, e metterli insieme nella maniera giusta. Dotare, cominciamo a dotare di... Non è un'intelligenza questa, che parlo di vita artificiale, non di intelligenza artificiale. Perché se noi dotiamo un robotino di un cervello quantistico, non lo controlliamo più poi. Perché prende davvero decisioni che all'inizio sono a caso, ma poi con l'interazione con il resto dell'ambiente che ci circonda comincerà a imparare. Ma non è qualcosa che possiamo fare per noi stessi questo. E quindi coinvolge dei grossi problemi, perché sarebbe l'uomo che crea altruisticamente qualcosa che può un giorno sostituirlo. Bene, il viaggio, la prima parte del viaggio, l'abbiamo conclusa. Adesso facciamo la seconda, un po' più breve di questa, per spiegare cosa c'è ancora più sotto. E questo ci darà ancora più informazioni su quello che noi siamo. Possiamo tornare indietro di una foto? Una cosa che non vi ho detto è che quando noi, sì, quella prima, che quando questo atomo, pensiamo come una, passa attraverso la fenditura, quello che succede nel tragitto in mezzo, l'ha detto già Kurma prima, noi non lo possiamo vedere, se volessimo vederlo distruggeremmo completamente l'esperimento.
La realtà di, questa, di questo mondo microscopico è così sconvolgente rispetto a noi, che se noi solo ci immaginiamo qualcosa, anche la cosa più ingenua, non soltanto quelle variabili nascoste di Einstein, roviniamo tutto, cioè troviamo contraddizioni. Se voi immaginate che l'atomo esista nel tragitto, siete già fuori. Si possono già fare gli esperimenti che smentiscono questa. L'atomo lo lanciate voi, nel momento in cui lo lanciate sapete che esiste un atomo. L'atomo poi finisce sullo schermo, nel momento in cui arriva sapete che esiste un atomo. Cosa esiste in mezzo? Esiste qualcosa? Ha senso la parola esistere? No. Quello che c'è in mezzo lo riempiamo noi con della matematica soltanto per cercare se c'è qualche relazione tra prima e dopo. Ma bisogna rendersi conto che la maggior parte delle stesse parole che noi usiamo, essere, il verbo essere, ci derivano dall'interazione con un mondo che è parziale, limitato, e con il quale noi dobbiamo fare i conti, ma non possiamo pretendere che l'intuizione o la comprensione o lo stesso linguaggio che ci vengono dal mondo così limitato, un pezzettino di un mosaico che è l'universo, ci diano quel potere di intuire qualcosa di un mondo che già la meccanica quantistica ci dice è talmente diverso da noi. Bene, adesso andremo un po' più giù e vedremo quanto questo sia vero. Andiamo avanti di due foto. Vedremo che cosa crolla. La meccanica quantistica è quello di cui abbiamo parlato. Tutto ciò che non è quantistico si chiama classico. Come i classici della letteratura in fisica, la rivoluzione è stata così grande che appunto si usano queste due parole, classico e quantistico. Quindi il determinismo, le leggi che valgono alle nostre distanze vengono chiamate classiche. Che cosa c'è sotto? C'è questa cosa che si chiama modello standard, questa qui ci darà poche fonti di ispirazione per noi e conoscere chi siamo, ma ci permette di fare un ultimo salto che è la gravità quantistica. Ora, che cos'è la gravità quantistica? Vuol dire riuscire a capire che cos'è la gravità a distanze piccolissime, dicevo, miliardi di miliardi di volte più piccole dell'atomo. E uno potrebbe dire perché i fisici sono interessati da tanti anni a questa cosa. Guardiamo la prossima figura. Prossima figura. Perché così ci riagganciamo a qualcosa che conoscete. Anzi, da adesso in poi avrò parecchi agganci con cose che ormai appartengono alla comunicazione di massa, direi. Questo è Sheldon Cooper, il protagonista di una serie TV che si chiama The Big Bang Theory. Lui è un teorico delle stringhe. Che cos'è la teoria delle stringhe? Una delle proposte che è stata avanzata per risolvere questo problema della gravità quantistica, cioè mettere insieme la gravità e qua. Il campo gravitazionale deve essere quantizzato, quantistico alla fine, fatto di corposo, di gravitoni si chiama, come il campo elettromagnetico è fatto di fotoni. Perché? Perché lo sconvolgimento che abbiamo trovato scendendo a piccole distanze è così grande che tutto ciò che è piccolo deve essere fatto, deve uniformarsi a questo. Ma questa idea, la teoria delle stringhe, è una delle tante idee strampalate che sono apparse, e io ho dovuto battagliare contro queste cose da quando stavo ad Harvard nel 94, stavo proprio nel gruppo di teorie delle stringhe. Vedete, Sheldon Cooper, che mi ha dato ragione, nell'episodio 20 della serie 7, questo è un fotogramma dell'episodio 20 della serie 7, se volete guardarlo, sta vendendo il libro di teorie delle stringhe perché si è reso conto di aver buttato 20 anni della propria vita dietro a una teoria indimostrabile. È dal 94 che appunto io cercavo di dire una cosa del genere, però all'inizio è stato talmente travolgente da un propaganda che questa gente ha fatto. Andiamo alla figura successiva. Questo è Carlo Rovelli, un altro fisico veronese come me, e anche lui si occupa di gravità quantistica. La teoria a cui ha contribuito si chiama loop quantum gravity, un'altra idea strampalata. Andiamo alla figura successiva. Ma questa è una figura che dovrebbe dire,
la cosa che tu hai già menzionato, si riferisce un'altra idea, quella del mondo come un ologramma. Ma voi vi chiedete, ma davvero i fisici si alzano la mattina e vengono fuori con la sparata? Sì, purtroppo, da 40 anni, com'è, esattamente da 40 anni, com'è. Perché è vero che il bosone di Higgs è stato scoperto nel 2012, ma quando i miei amici mi chiedevano conto, io gli ho detto, guarda, io sono teorico, i miei colleghi teorici il bosone di Higgs l'hanno previsto alla fine degli anni 60, sono 40 anni. 40 anni per fare una conferma, per dire che andiamo avanti poco. E in questi 40 anni, con cosa si sono riempiti? Questa roba qua. Non è possibile alzarsi la mattina e fare e dire comunque per il motivo che dicevo prima. Qualunque cosa noi pensiamo, è plasmato il nostro cervello da quello che ci sta intorno. Ed è una visione talmente parziale dell'universo, che questa è una pretesa dell'Italia delle più ingenue, delle più fanciullesche, puerili. Io mi sono fatto un sacco di nemici, attaccando la teoria delle stringhe da allora. Oggi la teoria delle stringhe è passata alla parte vita, quindi questo mi fa giustizia. Andiamo avanti. Benissimo, allora potete chiedermi, adesso vieni tu, ti sei alzato la mattina con un'altra idea ancora e dici di aver risolto la cavità quantistica. Non è proprio così. Il motivo per cui quelle persone hanno sbandato così è la chiave qui, modello standard. Cos'è il modello standard? Una cosa che non ha molto senso, non ispira molto. Più fauna e flora, un sacco di particelle, di campi quantistici, di X, queste cose. Quello che ci serve sapere è che la teoria è talmente precisa, ma talmente perché ha avuto un sacco di conferme che ha mandato in crisi i fisici proprio perché non riuscendo a emergere da tantissimi anni, più di 40 anni, nessuna contraddizione, non abbiamo proprio quasi nessuno stimolo, quasi nessuna sfida. È uno dei più grandi risultati ottenuti mai dal progetto umano. È una teoria di campi quantistici, si chiama. Sì. Andiamo verso la fine. Il bosone di Higgs è un campo quantistico, i bosoni scoperti da Rubbia, Z e W sono campi quantistici. Tutti i campi devono essere quantistici. Ecco, questa teoria qui è talmente, ma talmente ben conosciuta ormai e confermata che è anche molto, ma molto vincolata. I problemi rimasti aperti sono diventati così difficili che uno avrebbe potuto dire, ma scusa, se vuoi provare la gravità quantistica, continua, no? Questo è così. Ha avuto tale successo che la gravità deve stare un passo oltre. Ma quel passo era troppo difficile da fare. E così c'è qualcuno che ha detto, ma no, bisogna cambiare tutto. Basta campi quantistici, stringhe, piccole distanze invece di punti materiali ci sono delle corde vibranti altre. O quelli come Romelli Loop, non sto neanche a dirvi cos'è quella cosa perché non serve, è troppo vaga anche. O l'ologramma, tante altre cose. Infatti, il passaggio qui era così difficile, perché? Perché la teoria, essendo così vincolata, appena uno cercava di proporre una nuova idea, magari risolveva un problema di qua e ne creava di peggio di là. Quindi, per farla breve, quello che succede è che se uno cerca il modello standard, non ho dimenticato di dire, di quelle quattro interazioni che pur mi hai elencato prima, ne spiega tre, cioè tutte e tre tranne la gravità. Questo è il problema che è rimasto aperto. Quindi rimane di chiudere il cerchio. Ma la teoria è talmente vincolata che, ripeto, se uno cerca di attaccarsi alla gravità e procedere lungo quella strada, trova che questo campo quantistico, il gravitone, se esiste, a piccole, piccole distanze diventa una belva, impazzisce praticamente, crea dei problemi matematici tali per cui niente ha senso. Cioè, se si fa il calcolo di un eventuale processo fisico si trova infinito. Se si fa il calcolo della correzione a quel processo fisico si trova infinito, matematicamente è una cosa tecnica. E se si cerca di risolvere questo problema qui, se ne crea di peggio dall'altra parte.
Allora quello che ho dovuto fare è andare indietro a ripercorrere tutta la storia della fisica di teoria dei campi quantistici per vedere se si fosse mancato, se si fosse dato per scontato qualcosa. Chiuso magari un pertugio troppo presto. Ed è stato un lavoro in mano, tanto che 2 anni fa io avevo perso la speranza e quindi sono andato ad analizzare l'ultima cosa che avevo lasciato da parte per ultima, perché tanto dico qui non si trova niente di nuovo. Tanti miei predecessori, tanti anche premi Nobel hanno già studiato, però magari lo faccio per completezza, così posso forse generalizzare qualche proprietà e scriverci un articolo. Appena mi sono buttato su questa cosa, si è aperto il vaso di Pandora e si è visto insomma che era stata effettivamente mancata una piccola cosa. Andiamo avanti. Ah sì, questa è la foto di un processo al CERN. Passiamo pure oltre. Che cosa si è mancato? Si è mancato una possibilità che è un quanto di tipo nuovo, che vi descrivo brevemente, ma poi vedremo più che altro le conseguenze di questa cosa qui per quello che ci interessa più che i dettagli. Diciamo, quando questo oggetto lo lascio cadere, questo qui sa dove cadere. Come fa a saperlo che sotto c'è la Terra? Perché non cade di là? Potrebbe credere che la Terra è là. Come fa a saperlo? Allora, sempre perché quello che c'è in mezzo tra un'osservazione e l'altra noi non lo sappiamo, però lo descriviamo anche modo. Con uno scambio di quanti virtuali si chiamano, gravitoni virtuali, che avviene continuamente, per cui questo oggetto qui sa già che c'è la Terra sotto, perché c'è un'interazione, anche se non è visibile. Sono virtuali, si dice, perché c'è un campo, ma non è visibile. E quello che si è sempre creduto è che tutti i campi potessero avere questa doppia forma, quella visibile quando noi li osserviamo e quella intermedia quando quell'atomo fa il viaggio, no? Tra il nostro lancio e lo schermo, in cui invece sono virtuali. Andiamo avanti. Ok, torniamo indietro. Questa è l'ultima trasparenza. Quello che succede è che esiste un nuovo tipo di campo che si chiama Fakon, una particella fake, proprio come fake news, falsa, che può essere solo virtuale. È una cosa molto semplice. Quando uno la racconta, sapendo già che cos'è, è talmente semplice che però a trovarla è un ago di un bagliaio. Ebbene, è possibile, esiste una particella di nuovo tipo, un Fakon, che può essere, può mediare interazioni, ma non può mai essere vista. Ed è soltanto perché la teoria dei campi quantistici permetteva questa unica cosa in più, che alla fine si riesce a far funzionare tutto. Sostanzialmente succede che questo gravitone a piccolissime distanze deve essere sempre scortato da questa cosa. C'è un multipletto, un doppietto di particelle, gravitone fake, e quindi il gravitone si calma. Possiamo raccontarla, non impazzisce. Però, ecco, quello che succede è che, e adesso vediamo le conseguenze che invece più ci possono ispirare qualcosa, quindi questo è un dettaglio tecnico. Però ecco, insisto, la soluzione io posso con una certa sicurezza affermare che quella è giusta proprio perché è semplicemente un passo in più allo standard e non coinvolge nessuna idea strampalata che io mi sia inventato dalla mattina alla sera. Non ho postulato quello che succede là. Quello che succede laggiù adesso ve lo racconto che è ricavato da questo e quindi dall'unica possibilità che era rimasta aperta oltre alla modalità. Che cosa succede qui? Che laggiù dove cominciano a diventare importanti queste particelle fake, lo scambio di queste particelle fake, diciamo che siamo a 1 miliardo di miliardi sotto l'atomo, vengono a perdere senso le seguenti cose. Il tempo, il presente, il passato e il futuro. Non è possibile ordinare temporalmente gli eventi, non è possibile parlare di causa e di effetto.
Non è possibile parlare di premessa e di conseguenza. E non è possibile parlare di origine e di fine. Okay. Tutti questi concetti che il nostro mondo ci ispira e che noi spesso usiamo per porci le domande più profonde, ci portano invece fuori luogo. E allora potrei anche chiedere quali domande erano e quali domande hanno senso. Il mondo non è fatto per noi, questo ci dice la fisica. Noi siamo un prodotto del caso, noi siamo insieme a tanti tanti altri esseri che sono già al lavoro come noi per questo viaggio di amplificazione della determinazione quantistica. Sfortunatamente ci crediamo sempre al centro dell'universo, quindi crediamo che l'universo sia fatto per noi, ma quando cominciamo a capire che tutte le parole che noi usiamo laggiù non hanno senso, che tutto quello di cui parliamo, l'ordinamento temporale, la causa, l'effetto, l'origine e il fine, sono delle approssimazioni che noi facciamo per capirci, beh, ecco, forse questo ci potrebbe ispirare un pochino di umiltà. Allora adesso, siccome il viaggio era un viaggio verso l'infinitamente piccolo e ritorno, un po' di ritorno l'abbiamo fatto prima, vediamo l'ultima trasparenza in cui facciamo la somma di tutto quanto. Ecco, nell'universo c'è una direzione. Adesso possiamo dire una freccia. Non è la freccia del tempo in cui leggete cose strampalate, anche quelle recentemente avete letto sui giornali che hanno invertito la freccia del tempo. Sono cadute le braccia quando ho detto quella cosa lì. Forse le redazioni dei giornali sono popolate di caproni. Sì, ma quello che è un classico. Non parliamo della freccia del tempo, anche perché il tempo, ripeto, laggiù non esiste. È una freccia radiale. C'è una direzione particolare. Quando noi ci muoviamo dalle distanze astronomiche alle distanze nostre, alle distanze atomiche, alle distanze del Feicon e poi della gravità quantistica. Perché? Perché a distanze astronomiche c'è il determinismo assoluto, come le nostre distanze, se non fosse per noi. Ma nella meccanica quantistica c'è l'indeterminazione quantistica, la libertà, insomma, dell'atomo che decide, e andando più sotto, miliardi e miliardi di volte più sotto, c'è un'anarchia assoluta, lì non c'è più nessuna catena, neanche l'ordinamento temporale, neanche la causa e l'effetto. Per cui se noi scendiamo radialmente, vuol dire proprio andiamo infinitamente piccolo, troviamo che gradualmente la libertà aumenta. Se noi saliamo, troviamo che gradualmente la libertà diminuisce. Questo quindi è il senso dell'universo, la sua direzionalità. E come? Ma è anche un movimento prevalente. Come sapete bene, ogni volta che c'è un movimento prevalente, c'è anche un movimento di resistenza, di opposizione. Sì. Oppure la soppressione della libertà man mano che si sale, o che addirittura lavora per amplificarla. E questo appunto è la vita. Quindi noi possiamo lavorare per continuare questo viaggio, creando altruisticamente degli altri esseri più potenti di noi, che non più intelligenti, perché io non ho una grande opinione dell'intelligenza, perché nella natura non esiste. L'intelligenza è uno dei tanti dei tanti concetti che noi usiamo per descrivere dei fenomeni complessi, ma non esiste un fenomeno naturale corrispondente. Magari anche esseri molto più semplici che possono, artificiali, che possono vivere molto, che possono andare in giro per l'universo. E se non lo faremo noi, stiamo tranquilli che qualcun altro lo sta già facendo. Grazie.